Primo allenamento congiunto di questa fase di preparazione, qual è l'opinione, il parere, le sensazioni? Le sensazioni sono positive. Questa, anche se siamo partiti in ritardo, sembra una squadra che si conosce a memoria. Oggi abbiamo fatto un buon test, secondo me contro una squadra ben allenata, a cui faccio i complimenti, però noi siamo andati e abbiamo fatto quello che avevamo messo dentro in questi giorni, per cui sono soddisfatto di quello che ho visto ed è naturale che siamo nemmeno a 7 giorni di allenamento, per cui dobbiamo solo che migliorare. Dobbiamo migliorare, stiamo provando un lavoro di andarli a prendere sempre alti e in questa fase lo stiamo facendo bene, ma lo dobbiamo fare meglio perché l'impronta deve essere quella, soprattutto quando giochiamo in casa con i nostri tifosi, perché in un test così vedere la tribuna in questo modo qua ti riempie d'orgoglio e ti fa sentire, ti fa dare qualcosina in più. Al di là dei risultati, al di là degli affaticamenti naturali in questa fase di precampionato, insomma, sono emerse delle cose fondamentali. La squadra c'è, la squadra lotta, ogni calciatore cerca di dare il massimo. Nel secondo tempo, giovani che sono entrati con la giusta mentalità, non concedendo metri a nessuno. Sì, il secondo tempo abbiamo fatto il conto e avevamo 7 under in campo con 4 over e onestamente anche grazie alla dirigenza devo dire che mi ha messo veramente a disposizione una batteria di under veramente importante. Però è naturale, questi sono i primi giorni, sono i primi carichi di lavoro, siamo stanchi, siamo affaticati, però a me l'importante è l'impronta di gioco che abbiamo dato. Quello che avevamo provato in questi giorni, perché abbiamo provato la partita, questa partita l'abbiamo preparata ieri, e sono soddisfatto. E proprio per in chiusura, lei diceva un test amichevole con tante persone in tribuna, il pensiero di Stefano Liquidato rivolto a questa città, a questa tifoseria, a questa passione viscerale che c'è. Io mi sono permesso di dire ai miei calciatori che in questo ambiente non ci sono test amichevoli. Perché per me, lo dicevo, questo è il 25esimo anno da allenatore e poi gli altri anni li ho spesi da calciatori in categorie importanti. Sono emozionato. E sono emozionato, ero emozionato quando sono entrato il primo giorno qua dentro, oggi ero emozionatissimo. Gliel'ho trasmessa ai miei ragazzi questa cosa qua. Noi dobbiamo dare di più, sempre di più, perché noi attraverso al nostro modo di intendere il calcio possiamo trainare tante altre persone che verranno sicuramente a darci una mano sia in casa che fuori casa. Perciò, ripeto, dobbiamo fare di tutto per meritarci questo splendido tifo che anche oggi al primo allenamento ci ha supportato in una maniera eccezionale.